Eccoci, proviamo a vedere se riprendendo la diretta nuovamente, se no se non ce la facciamo la sposteremo un altro giorno. Proviamo a vedere se la prossima, vediamo se adesso ci riusciamo. Vediamo, dovrebbe essere... La terza ospite è questo? Sì. Eccoci. Eccoci. Oh, che meraviglia. Finalmente. Sì, finalmente. Sei molto atteso e sospirato, Alessandro. Non è vero, eh? Ho letto tutti i messaggi e mi sono molto offeso, perché tutti dicono vorremmo Cardini, vogliamo Canfora, vogliamo Trescia. Vabbè, ma perché tu suggerisci, la tua presenza suggerisce il Gotha degli storici italiani. Sarà quello. Che con cui tu sei amico e collega, diciamo. Vabbè, siamo una specie di compagnia di giro ormai, ci si incontrava dappertutto. Sì. Comunque è stato faticoso, ma perciò ancora più, diciamo, bello di incontrarci finalmente. Vedo un sacco di cuoricini, non so se tu vedi tutti questi cuoricini. Vedo. E ogni cuoricino è una persona? Secondo me una persona può mandarne già 1 milione, quindi non... Comunque grazie di questo. Grande professor Barbero, finalmente, buongiorno professore, non so che tutti... Leggo anch'io. Ave Dominus. Domine, vocativo, Domine. Domine, no, e poi ci sono cuoricini, addirittura, insomma, e quindi c'è un meraviglioso. Bene, io sono, devo dirti che una delle cose più fantastiche è che, diciamo, c'è una comunità che si raccoglie, ma non solo in questa occasione. Ci sono tante iniziative, come tu sai, che sono iniziate in questi giorni, le più diverse, con autori che leggono, che partecipano, e devo dire che è una bellissima cosa, perché vuol dire che non ci si scoraggia. Come dire. Tu che cosa stai facendo? Cominciamo così. Oggi, per esempio, qual è il tuo... Stai a casa, ma cosa fai da casa se stai... Io a casa mi divido equamente fra il lavorare senza più essere quasi per nulla disturbato da impegni in giro. E quello devo dire, noi veramente quelli che fanno il mio lavoro sono un po' privilegiati in questo senso, perché per noi il lavoro da casa non è il ripiego, è l'ideale. Quando hai abbastanza libri e cose nel computer su cui lavorare, e poi, come dire, si cerca di vivere, quindi cucino, per esempio, naturalmente. Ma sì? Sì, che cosa cucini? Bagna cauda? Fin lì non mi sono ancora spinto. Poi la bagna cauda è un piatto corale, è bello farla in tanti, e quindi io e mia moglie da soli non bastiamo per la bagna cauda, purtroppo. Ma dici una cosa che sai cucinare, dici il tuo cavallo di battaglia, qual è? Che ne so, il coco vin alla borgognona, ti piace l'idea? Però non è che l'ho fatto in questi giorni, ma comunque insomma, se devo rivelare questi segreti di cucina... Pensavo dicessi la zuppa di verdure, ma il coco vin alla borgognona è una cosa raffinatissima. Assurdo, si mette a cucinare, tra l'altro vedevo che prima invocavano anche Massimo Montanari, poi le farete anche con lui, spero, di questi collegamenti. Scusa, coco vin hai detto? Bien sûr, coco vin. Cioè, il pollo al vino, sostanzialmente. Pollo al vino, fantastico, ottimo. Bene, allora poi una volta faremo una cosa più approfondita in cui ci darai la ricetta vera e propria. E una volta che possiamo provarla tutti insieme lo faremo. Adesso è un po' un dolore parlarne così a distanza e basta. Ecco, insomma, comunque. Cerchiamo tutti di reagire come possiamo. Sì, ma appunto cerchiamo di non perderci d'animo e anche utilizzare. Sì, anche se scusa, ti interrompo, vedo che dato che mi hai portato su questo terreno scivolosissimo, c'è chi scrive chiedendo la ricetta. E quindi... Dicela, certo, dicila. Allora, non osavo chiedertela, ma... Sì. Rapidamente, trito di cipolla, pancetta affumicata, poi il tutto lo fai un po' arrossare, come dire, ingiallire nel burro,
Poi il pollo a pezzi, a pezzetti avvolto nella farina e lo fai anche quello rosolare un po'. Poi dai una spruzzata di grappa e fiammeggi. Poi aggiungi un po' di funghi, beh, ovviamente sale e pepe. Finalmente ricopri di vino rosso e lasci poi e porti a cottura. Abbiamo fatto anche Meraviglioso. questo. Abbiamo rubato il Meraviglioso. bicchiere a Massimo. Va bene, però non uscite tutti di casa a fare la spesa adesso, perché sennò diciamo, incorriamo in sanzioni pesanti, diciamo che Barbero istiga all'uscita di La casa. spesa si può fare, la spesa si può Si fare. Se può nel fare. supermercato sotto casa trovate tutto, Va bene, sotto casa. Va bene, sotto va bene. No, mi sembra fantastico. Abbiamo la ricetta d'autore. Cosiddetta ricetta d'autore, vera ricetta d'autore. Ottimo, bene, bene. Ma tu scusa, cioè tutti i giorni fai un pranzetto del genere, no? Cioè qualche volta l'hamburger lo mangi anche tu. Oppure ti inventi L'hamburger. qualcosa. L'hamburger no, onestamente, l'hamburger non mi piace, quindi non lo voglio. Va bene, va bene. Dunque, no, vabbè, cerchiamo di riprendere un minimo di contegno, che dici, diciamo, Io, un per me non è regalo. mica colpa mia se siamo arrivati fin qua. Va bene. Dunque, no, io diciamo, pensando a un libro da cui partire, semplicemente avevo pensato all'ultimo libro che abbiamo fatto insieme, che se non ricordo male è il libro su Caporetto, ma in realtà abbiamo fatto tanti libri insieme sulle battaglie, perché abbiamo fatto, forse il primo era Adrianopoli, diciamo, i Barbari, poi abbiamo fatto Lepanto, poi è scritto un bellissimo libro su Waterloo che sembra un film perché comincia con una scena di un soldato che arranca per arrivare alla trincea. E nel libro su Caporetto, quindi voglio dire, la cosa che mi sembrava interessante era ragionare sul tema che poi qui torniamo. Macron, come sai, lunedì nel suo discorso alla nazione ha detto siamo in guerra. L'ha ripetuto più volte, io l'ho ascoltato il discorso perché ero curioso di sentire, non lo dice all'inizio, ma alla fine lo dice molte volte, in tono molto, molto forte. Dice, francesi, siamo in guerra. E questo, tra l'altro, sarà il sondaggio che noi abbiamo appena lanciato per chiedere alle persone se siamo in guerra o no. E ti posso dire in diretta che le prime risposte sono equamente ripartite. Molto interessante. Il 50% dice sì, il 50% grosso modo dice no. Adesso ci torniamo, ma nel tuo libro su Caporetto, finisci proprio l'ultima frase citando il fatto che un ufficiale che poi diventerà un fascista militante, Ottone Rosai, scrive a un certo punto che per tenere in riga i soldati ci vuole l'olio di ricino e il bastone. E commenti dicendo un'opinione evidentemente non solo sua, visto quello che poi è successo poco dopo la prima guerra mondiale. Ecco, allora ti volevo chiedere se. Secondo te su questo c'è stato un cambiamento nel nostro paese? Cioè, su questa idea che la classe dirigente, forse appunto non soltanto Ottone Rosai, aveva sul modo di governare il paese, cioè che questo paese, questi italiani indisciplinati, lazzaroni, si potessero governare con l'olio di ricino nel bastone. Forse su questo, rileggendo l'altro giorno, pensavo qualche progresso c'è stato o no? Come la vedi? Ma da un lato ci sono delle permanenze, delle costanti, e una di queste costanti è indubbiamente il carattere dei popoli, che è una cosa su cui ultimamente ci si interroga molto. E il problema del discorso sul carattere dei popoli è che è un discorso che tutti facciamo. Tutti siamo convinti che il carattere dei popoli esiste e ne parliamo con grande sicurezza quando fra amici prendendo il caffè si parla dei francesi o dei tedeschi o degli americani. Però naturalmente non è un discorso scientifico, non abbiamo la minima idea se ci sia una qualche base scientifica per parlare del carattere dei popoli. Magari poi si scopre che è una cosa come le razze, di cui tutti hanno parlato per tanto tempo, e poi gli scienziati ci garantiscono che le razze non esistono. Però noi nella nostra percezione il carattere dei popoli c'è. E se non è un carattere, è comunque un comportamento ricorrente, no? Allora, nel comportamento ricorrente degli italiani c'è sicuramente, come dire, una certa difficoltà ad obbedire alle regole. Gli italiani non riconoscono nessuna sacralità alle regole, come invece fanno, sembrerebbe, altri popoli. L'impressione con i tedeschi è che loro alle regole ci credano di più. Noi non ci crediamo affatto.
e quindi obbediamo alle regole esclusivamente storico, studiamo. Scusa, ti interrompo perché questo è un punto fondamentale. Da storico, questa diffidenza verso le regole non è collegabile anche con l'arbitrio che nella storia ha esercitato il potere in Italia, i tanti poteri anche stranieri? Cioè, tu una volta mi dicevi una cosa molto interessante, cioè che lo ius primae noctis non esisteva perché non ce n'era bisogno, no? Quindi non c'era bisogno di una legge, perché c'era un arbitrio per l'appunto. Ecco, non trovi che anche questo esercizio del potere come arbitrio fa sì che la regola per gli italiani coincida non con una protezione, ma appunto con un'espressione di arbitrio del potere? Non c'è un fatto storico in questo anche? È più un discorso, come dire, di capacità del potere di raccontarsi. Non per niente, tu prima hai citato il discorso di Macron. Conte sta facendo dei discorsi che in generale sono piaciuti e che hanno rivelato comunque un uomo di Stato di un certo spessore, ma in realtà poi noi invece discorriamo molto di più dei discorsi di certi capi di Stato stranieri, e in particolare di Macron proprio. Allora, il potere è sempre stato in larga misura arbitrario e violento. Il potere è sempre stato la giustificazione di disuguaglianze in certe epoche più pesanti, più vistose, in altre epoche invece con tentativi di correzione. Ma comunque il potere ha sempre avuto questi caratteri arbitrari. Però ci sono paesi dove il potere ha saputo costruire dei discorsi di autolegittimazione più solidi che non in altri paesi. In Francia indubbiamente l'idea che la Francia è una collettività, è un regno, e poi dopo il regno è una repubblica, ma i francesi hanno la capacità di dare a una parola terra terra come repubblica una valenza retorica invece enorme, la République. E questo, ogni francese quando dice République può automaticamente pensare alla rivoluzione, può pensare a De Gaulle, può pensare a tutta una serie di momenti del passato che sono collettivi. Poi i francesi possono spaccarsi anche loro pro o contro la rivoluzione, ma comunque è un'eredità collettiva. La Francia esiste ed è qualcosa appunto che ha il diritto di imporre delle regole. In Italia discorsi di questo genere negli ultimi secoli se ne sono fatti meno. Si facevano nei comuni del Medioevo, un comune medievale aveva una straordinaria capacità di legittimarsi, però questa legittimazione valeva per quelli che abitavano entro le mura della città. Appena uscivi da Pisa per andare verso Lucca, entravi in territorio nemico. La legittimazione in Italia è stata fatta dopo l'unità d'Italia, dalla monarchia dei Savoia, ed è stata una legittimazione insistente, efficace fino a un certo momento, che però poi è stata messa in discussione. Il fascismo ha proposto un altro tipo di legittimazione ed è andato incontro alla catastrofe. Contemporaneamente c'è il cattolicesimo, la Chiesa, che per tanto tempo hanno offerto una narrazione alternativa a quella. E insomma, fatto sta che in Italia probabilmente ci sono davvero anche dei motivi storici, se noi non riconosciamo al potere quella legittimità e quel diritto di imporci delle regole che invece altri paesi riconoscono di più. Sì, è possibile. Stiamo, lo vedete tutti, mi rivolgo a quelli che ci vedono, chiacchierando come si farebbe alla fine di una cena in cui si è bevuto già molto. Non intendo impegnare il mio onore di storico su queste valutazioni che stiamo facendo. Però chiacchierando fra amici queste cose si dicono e possiamo dircele anche qui effettivamente. Ecco, qualcuno fa notare che c'è anche la legittimazione letteraria, linguistica, e certo sono tutte cose che concorrono a creare questa cosa. L'Italia è un paese di profondissime differenze regionali e dialettali e può anche darsi che anche questo contribuisca. I francesi sono enormemente più omogenei di noi da questo punto di vista. Sono molto contento che rispondi anche in diretta ai tanti nostri interlocutori, alcuni dei quali hanno detto lascia parlare Barbero, non parlare tu, quindi io no perché parlare... l'argomento io hanno bisogno ragione. Di prendere fiato, quindi fate parlare anche l'editore. No, ma hanno perfettamente ragione, quindi vi prometto che cercherò di parlare il meno possibile. Tutto quello che tu ci hai detto finora, come si applica appunto in una situazione di emergenza? E qui entriamo anche nella questione, cioè in che senso secondo te ha ragione Macron, siamo in guerra, in che senso invece è diverso dalla guerra? Cioè il tema della legittimazione, del rispetto delle regole, come si applica in una situazione come quella di oggi in cui ci vengono richiesti anche dei sacrifici
singoli e collettivi. Allora, il discorso siamo in guerra effettivamente bisogna decodificarlo, cioè bisogna capire esattamente che cosa può voler dire. È chiaro che a prima vista è semplicemente quello che i francesi chiamano un discours mobilisateur, per mobilitare la gente, no? Per creare proprio senso di comunità. Siamo in guerra e quindi dobbiamo combattere. In Italia anche questo funzionerebbe meno, perché noi le nostre guerre le abbiamo sempre fatte, come dire, con una fortissima opposizione che la guerra non la voleva, e l'ultima grande guerra che noi abbiamo fatto, a un bel momento gran parte del paese si era convinto che era meglio perderla quella guerra. E infatti poi fortunatamente l'abbiamo persa, poi è stata gestita malissimo la cosa da chi governava allora, e l'Italia ha avuto ancora più disastri dopo essersi arresa di quelli che aveva avuto prima, ma questo è un altro discorso. Però che a quel punto quella guerra lì nessun italiano la voleva più vincere, tranne pochi fanatici. Quindi di nuovo, anche in quel senso della mobilitazione delle coscienze, io poi mi ricordo, quando preparavo il mio libro su Caporetto, a un certo punto mi sono imbattuto in una lettera di una famiglia di Barletta, si mi pare, che scriveva al congiunto, al figlio, prigioniero in Austria, e su cui però in Italia pendeva un'indagine perché era sospettato di aver disertato. E la famiglia scrive, dopo Caporetto, la famiglia scrive al congiunto prigioniero in un lager austriaco dicendo: guarda, non preoccuparti perché la guerra, loro scrivevano in modo sgrammaticato, se ricordo bene scrivevano, la vittoria è di Austria, il nostro re perde. E quindi, allora, è il re che ha perso. Allora, cosa ce ne può importare? Niente. L'importante è che cada il processo contro di te. Poi, ecco, quindi un po' c'è questo anche nel caso della guerra, nel caso degli italiani. Però vale la pena di riflettere sugli altri significati dello slogan siamo in guerra. Siamo in guerra non vuol dire soltanto e quindi siamo tutti sulla stessa barca, dobbiamo rimboccarci le maniche e fare dei sacrifici. La guerra è anche il momento in cui lo Stato moderno rivela il suo enorme potere nei confronti dei cittadini. È in guerra che lo Stato diventa veramente il Leviatano di Hobbes. In guerra lo Stato di colpo può dire ai cittadini: adesso sospendiamo tutte le garanzie, adesso sospendiamo tutti i diritti. Adesso, quando è scoppiata la Prima Guerra Mondiale, ha voluto dire che gli operai hanno perso di colpo il diritto di sciopero, le otto niente, si torna in fabbrica 12 ore al giorno, senza diritti, militarizzati, e gli operai sono quelli a cui è andata meglio, perché a tutti gli altri cittadini maschi, entro i limiti di età, lo Stato ha detto: adesso voi abbandonate tutto, abbandonate la famiglia, i vostri cari, il lavoro, la casa, e andate a farvi ammazzare. E 600.000 di loro sono stati ammazzati, effettivamente, o sono morti di malattia durante la guerra. E allora la guerra vuol dire, lo Stato dice al cittadino: guarda che adesso io ti posso chiedere qualunque cosa, e posso decidere che se non obbedisci ti fucilo. Allora, noi non siamo ancora a quel livello, però per le nostre abitudini rilassate da tempo di pace, quello che i governi ci stanno chiedendo è tanto, è davvero tanto, tenere i bambini a casa, non andare più a lavorare, non uscire più a trovare gli amici, startene chiuso dentro con i bambini. Chi ha il cane è fortunato, perché mentre i bambini non hai diritto di portarli fuori, il cane invece ha diritto di uscire. E quindi, ecco. Però questi sono già sacrifici molto grossi rispetto alle nostre abitudini e sono già cose che giustamente possono fare, come dire, mandare in crisi delle famiglie. E questo vuol dire siamo in guerra. E poi mi viene in mente un'ultima cosa, ed è la guerra è il momento in cui si scopre che la libertà di informazione, avevamo solo scherzato, che il diritto di cronaca e il dovere dei giornalisti di dare le notizie vale quando non ci sono problemi, ma quando ci sono problemi grossi, come la guerra, allora di colpo è il governo che decide cosa si pubblica, cosa la gente ha diritto di sapere. Ora, io non sono sicuro che tutte queste cose Macron le avesse in mente quando ripeteva siamo in guerra, ma non escluderei neanche che invece lui e i suoi consiglieri a queste cose ci avessero anche pensato. Sì, quello che tu ci dici è che bisogna stare attenti all'uso delle parole, che queste parole possono spesso appunto essere il modo per proteggere le iniziative che non sempre ci piacciono.
Chi si deve stare attenti, scusa ti interrompo, perché chi si deve stare attenti all'uso delle parole lo ha dimostrato anche la signora De Lagarde nella sua prima infelice uscita, no? Come nuovo padrone del sistema bancario europeo, ecco. Quindi bisogna starci attenti. E nel caso di Macron e di quelli che scrivono i suoi discorsi, io ho l'impressione che loro sappiano benissimo quanto sono importanti le parole e le maneggino, come dire, a ragion veduta, ecco. Sì. In questo discorso c'entra anche un problema di coordinamento delle iniziative, soprattutto da parte delle istituzioni. Da questo punto di vista, appunto, in una situazione di emergenza e di guerra, lo scoordinamento fa particolare. Io adesso ti vedo di nuovo. Eccoci. Sì, ti vedo e ti sento. No, dicevo che in una situazione come quella in cui siamo, soprattutto all'inizio sembrava, insomma, forse un po' anche adesso, che ci fosse un certo scoordinamento per un'emergenza di questo genere. Alcuni hanno detto appunto che il comportamento delle istituzioni, tra istituzioni regionali, locali, istituzioni centrali, è stato abbastanza scoordinato, rivelando anche qui un carattere del popolo, cioè il fatto che gli italiani arrivano un po', come dire, a Brancaleone agli appuntamenti. No, secondo me non è tanto questo. Ah, nel frattempo qualcuno scrive la Lagarde non ha detto quelle cose per sbaglio, le voleva davvero dire. È un'ipotesi. È interessante che da quando è uscita con quella frase di poche parole, tutti ci siamo esercitati a interpretare e a chiedercelo, appunto. È uno sbaglio perché è inesperta? No, non è inesperta, sa benissimo. Ecco, appunto, questo dimostra quanto sono importanti comunque le parole. Certo. Dopodiché, no, qui invece il problema è proprio istituzionale. E cioè, esistono dei meccanismi per cui il potere si articola e si distribuisce e si divide. E quando non ci sono problemi nella vita di tutti i giorni, noi diamo per scontate certe suddivisioni dei poteri, che però sono tutte il frutto di un processo storico. L'Italia è stato uno Stato centralista, dove tutte le istruzioni venivano da Roma, dal governo e dai ministeri. Lo è stata molto a lungo. Poi, negli ultimi decenni, è diventata un'altra cosa. Sono nate le regioni, che i padri costituenti, come dire, poveri loro, credevano che sarebbero state un luogo di democrazia più diretta e di maggior rappresentanza degli interessi della gente, e loro ci credevano sul serio, e per quello che le hanno messe in piedi. Le regioni si sono rivelate essere anche qualcos'altro in realtà. La suddivisione, l'alienazione del potere centrale a favore delle regioni, fino a subito prima dell'epidemia, sembrava la strada che avremmo continuato a percorrere con sicurezza in futuro. Uno dei pezzi più grossi del potere nazionale che sono stati ceduti alle regioni è la sanità, come sappiamo tutti, dico delle banalità che tutti stiamo dicendo in questi giorni, si è scoperto che la cessione della sanità alle regioni è stata catastrofica in generale, ha prodotto disuguaglianze incostituzionali fra i cittadini italiani, e accompagnata all'altra tendenza dominante in tutto il mondo occidentale di questi ultimi decenni, cioè la privatizzazione, ecco, ci ha lasciato adesso esposti a un'emergenza di cui nessuno si immaginava l'arrivo, naturalmente, ma che appunto la differenza tra l'emergenza e i tempi normali è che nei tempi normali non cogli le magagne, non cogli gli errori che hai fatto, non vedi gli squilibri del sistema di potere che pian piano hai creato. Poi si arriva all'emergenza e quegli squilibri vengono fuori. No, ecco. E allora, noi siamo andati in ordine sparso perché nessuno sapeva più se certe competenze erano del governo o delle regioni, o magari dei sindaci in certi casi, ma sono soprattutto le regioni. Si è scoperto che non si può non sapere a chi spettano certe competenze e chi deve dare certi ordini. E la stessa cosa vale drammaticamente per l'Europa. Io vedo persone che scrivono l'Europa è un fallimento. L'Europa, il fatto stesso che noi stiamo facendo questo discorso, noi stiamo dicendo la risposta delle istituzioni a questa drammatica emergenza. E stiamo parlando delle istituzioni e intendiamo dire il governo italiano e le regioni. Non c'è stata alcuna risposta europea a questa emergenza. Da questo punto di vista l'Europa non esiste. L'Unione Europea è inesistente, oltre a essere inesistente nel senso che si è visto che ogni paese comunque pensa esclusivamente a se stesso,
con una meravigliosa eccezione della Cina che ci manda medici, ecco, ma a parte la Cina, ogni paese pensa esclusivamente a se stesso, tutte le decisioni sono prese a livello del singolo paese, i dati vengono raccolti e comunicati con criteri che ogni paese ha scelto e che non sono per nulla trasparenti, fra l'altro, ecco, l'inesistenza totale dell'Europa in questo che è il più grande avvenimento storico degli ultimi 20 o 30 anni, è qualcosa su cui bisognerà evidentemente poi riflettere a cose finite, perché è drammatica. Sì, stamattina c'è un segnale in senso, per fortuna, mi sembra diverso. Io prima di uscire di casa in televisione ho sentito la dichiarazione finalmente alla Lagarde, la quale, strattonata credo sia dalla Merkel sia da Macron, ha dichiarato che ci saranno 750 miliardi di interventi europei e soprattutto ha detto faremo tutto il necessario, cioè ha rifatto la frase che aveva detto Draghi, no? La famosa frase whatever it is, e che era appunto stata quella che invece l'opposto di quello che aveva detto l'altro giorno, no? Come se tutto andasse bilanciato, verificato nell'appunto negli egoismi nazionali, certo, di cui tu parlavi. Però attenzione, la Lagarde non è mica l'Unione Europea, è la Banca Centrale Europea, la Lagarde. Il fatto stesso che a te venga giustamente in mente di dire ma no, però in fondo l'Europa adesso un segnale lo sta dando nella forma della banca. Ecco, l'unica forma in cui l'Europa apparentemente esiste è quella di una grandiosa banca. Però è un po' poco, francamente. Beh, soprattutto noi... è un po' poco se noi dobbiamo cedere la sovranità che appartiene al nostro popolo e accettare di essere in parte governati da lontane capitali straniere, allora bisogna che non siano più straniere quelle capitali e che il sistema di governo che è incentrato lì sia un sistema di governo che sentiamo nostro. Però, ecco, ma tu hai scritto un libro che sia Carlo Magno e padre dell'Europa. Ecco, noi affideremo l'Europa a un Carlo Magno moderno che magari parla tedesco o francese? Questo è il dubbio, cioè gli italiani lo voterebbero? Guarda, quel libro è uscito, che tu mi hai chiesto, suggerito di scrivere, è stata una grande idea che io ho accettato con grandissimo piacere ormai più di 20 anni fa, è uscito 20 anni fa, sì, nell'anno 2000, e come tu ti ricordi benissimo, noi abbiamo pensato che un sottotitolo come Un padre per l'Europa sarebbe stato un titolo che avrebbe reso simpatico il libro, diciamo così. Un titolo che alludeva a qualcosa di bello, di positivo, perché ancora nel 2000 da noi si pensava all'Europa con ottimismo e con speranza, l'idea che un governo europeo sarebbe stato ovviamente migliore dei nostri governi italiani, dei quali non facevamo altro che lamentarci. Pensa come è cambiata l'umore, non dico il mondo, ma gli umori dell'opinione pubblica nei confronti del progetto europeo da adesso, appunto, da vent'anni fa a adesso. Adesso se un Carlo Magno europeo esistesse, guarda, ogni volta che qualcuno ha progettato di unificare l'Europa, ha trovato consensi e anche opposizioni ferocissime. È successo ai papi del Medioevo, è successo a Napoleone che parlava di Europa. Napoleone parlava espressamente, ne ha parlato soprattutto poi a Sant'Elena quando era tutto finito, ma a Sant'Elena Napoleone diceva ma io volevo quello, volevo un'Europa unita con leggi europee, un codice europeo, misure europee. E naturalmente con capitale Parigi, però, ecco, e lì si è tutto azzoppato sul fatto che il progetto europeo poteva piacere anche molto agli intellettuali italiani o tedeschi o russi, ma la capitale a Parigi non piaceva a nessuno, naturalmente. E poi c'è stato Hitler, e anche Hitler a un certo punto ha cominciato a parlare di Europa. All'inizio no, finché doveva convincere solo i tedeschi, ovviamente non parlava di quello, ma quando si è trovato con mezza Europa occupata, dove cercare di creare anche un po' di consenso e con sulle braccia una guerra contro l'Unione Sovietica e quindi contro il comunismo in difesa della civiltà europea, anche Hitler ha cominciato a parlare di Europa e tanti ci hanno creduto. Oggi stiamo solo riscoprendo con fatica quanto è stato vasto il consenso al nazismo, per esempio nella Francia di Vichy. Ecco, e allora anche i personaggi più improbabili come Hitler, più improbabili e deplorevoli, quando hanno parlato di Europa hanno trovato dei consensi. Se ne venisse fuori un personaggio che fosse di un'altra stazza, come era di un'altra stazza Carlo Magno, di un'altra capacità progettuale e unificatrice, io credo che un consenso lo troverebbe. Io non penso che oggi noi ci lamentiamo, non ci piace più questa Europa
perché sentiamo che comanda e governa troppo. Sentiamo che comanda in tante piccole cose, come ha fatto fin dall'inizio, stabilendo, dice la leggenda, io poi non lo so se è vero, ma stabilendo come bisogna fare i formaggi, o mettendo difficoltà adesso all'importazione di mascherine dalla Cina perché sopra non c'è stampigliato CE. Ecco, allora, queste cose. Ma di fatto però la delusione per l'Europa è altrettanto legata al fatto che l'Europa non si vede quando veramente invece ce ne sarebbe bisogno. Ecco. Ma io penso che quello che tu dici ha a che fare con un tema che è la fiducia reciproca. E la fiducia reciproca non può che nascere da una conoscenza, una condivisione. Il tuo libro su Carlo Magno, come il tuo libro su Lepanto e perfino quello su Waterloo, sono tradotti in Francia. Questo è un passo fondamentale. No, no, lo dico perché, come tu credo concordi, una delle cose che impressionanti è che ancora oggi, se uno vede le liste dei bestseller nazionali, no? La lista dei libri che vendono più in Germania, in Francia, in Italia, paradossalmente, oltre ai libri nazionali, cioè scritti dai francesi che piacciono ai francesi, i bestseller comuni sono americani, no? Cioè, gli scrittori americani o Harry Potter. Ecco. Questo sta cambiando però da qualche anno, nel senso che da qualche anno gli scrittori, ma anche i saggisti storici, i tuoi libri, ma anche i libri di Campo, Cardini, di alcuni storici italiani, per esempio, cominciano a circolare negli altri paesi. Noi da sempre traduciamo molto la storia francese, tedesca, eccetera. E questo è fondamentale, perché quello che dicevi prima, cioè saremmo pronti se ci fosse una persona di un certo rilievo, no? Io credo tanto più in quanto ci conosciamo e comprendiamo le reciproche culture, i caratteri nazionali di cui tu parlavi, no? Sì, anche se devo dire che il fatto che sia così integrato il nostro mondo, specialmente appunto il nostro mondo occidentale, e che anche le nostre economie siano così intrecciate fra loro, io non sono più così sicuro come ero fino a un po' di tempo fa che sia comunque una garanzia che si vada verso una sempre maggiore unità. E non ne sono così sicuro perché sto, vabbè, ci avrei magari pensato lo stesso, ma ci sto pensando perché sto leggendo Thomas Piketty. E quindi dopo aver letto Il Capitale del XXI secolo, adesso sto leggendo l'altro mattone, Capitale e Ideologia, e in realtà Piketty ha il merito di dire in modo semplicissimo e chiarissimo una cosa che io cominciavo, tanti di noi cominciavano a sospettare, che il mondo della cosiddetta Belle Époque, fine 800, inizio 900, in realtà assomigliava già molto al mondo che abbiamo creato noi negli ultimi decenni. Era un mondo dove si andava in giro, dove praticamente le frontiere non contavano quasi più niente, dove le economie erano profondamente integrate, dominate dalla borsa internazionale, società fra l'altro molto diseguali, dove c'era un gruppo ristretto di straricchi che avevano enormi patrimoni. E in quel mondo si era convinti che appunto ormai erano talmente intrecciate le vite e le economie dei paesi europei che mai più sarebbe stata possibile una guerra. Uscivano liberi per dire questo, non ci sarà più una guerra, è evidente. Siamo, ecco. E poi invece loro sono precipitati nella prima guerra mondiale, con poi a seguire i fascismi e la seconda guerra mondiale, no? Quindi in realtà non c'è nessuna garanzia che il fatto di essere così intrecciati, di mandare i nostri ragazzi in Erasmus, di viaggiare continuamente negli altri paesi, di sapere le lingue degli altri paesi e di tradurre i nostri libri e leggere i loro, non c'è nessuna garanzia che veramente l'Europa non possa di nuovo rompersi in stati ostili fra loro. Anzi, sotto certi aspetti è già un pochino così in realtà, e stiamo anzi scoprendo che è sempre rimasto così anche all'interno della costruzione europea. Ovviamente si parla di ostilità estremamente moderate e beneducate, ecco. Però la sensazione che gli interessi nazionali sono comunque prevalenti su qualunque altra cosa è tuttora fortissima. Quindi, però in realtà, scusami Alessandro, gli interessi nazionali corrispondono a un'idea di nazione. Allora il tema è, ma possiamo pensare che così come quella italiana è una costruzione culturale, no? Fatta, ce l'ha spiegato Alberto Banti, tanti storici, fatta anche da grandi scrittori, dai miti, da ideali, non si può fare immaginare di costruire la stessa cosa per l'Europa, non lo stiamo in parte già facendo? È quello che abbiamo creduto di star facendo, ma la verità è che bisogna stare attenti, quando si dice che la nazione è una costruzione, è verissimo,
è verissimo nel senso che non ha una base biologica, è verissimo nel senso che la nazione può assimilare molto facilmente e rapidamente gente che viene da background totalmente diversi, è verissimo nel senso che è un'idea, è italiano chi si sente italiano, non c'è nessun altro criterio possibile, ecco, diciamo. E tutto questo però non è una costruzione nel senso che a un certo punto qualcuno si è seduto a tavolino e sia pure un gruppo di persone molto potenti e influenti e ha detto adesso ci inventiamo l'Italia. E ci sono dei momenti in cui sono stati dati dei contributi decisi dall'alto, come dopo il 1860-61 c'è stata tutta una costruzione di propaganda sulla Casa Savoia come, come perno della vita italiana, come predestinata da secoli a unificare l'Italia e così via. Ma quelli sono stati singoli interventi. La costruzione dell'identità italiana è una cosa che è andata avanti per molti secoli attraverso un'infinità di fattori umani che hanno contribuito. E ne è venuta fuori un'identità straordinariamente forte e nettamente distinta da quella dei popoli pur più vicini e più simili a noi. L'Europa, non è che l'Europa si può dire adesso ci mettiamo lì e nel giro di una generazione inventeremo una cosa, così come invece per secoli e secoli l'azione collettiva di interi popoli ha costruito le identità preesistenti. Ecco, non è così semplice. Però Dante, che possiamo dirlo, è l'argomento del prossimo libro che faremo, che uscirà in autunno. Sì, e anzi, scusa, dato che lo dici poco fa, ho visto, non so se Alfio e Lara che hanno chiesto a che punto è il lavoro con Dante. È abbastanza avanti, possiamo dare la buona notizia. Bene, possiamo dirlo che uscirà in autunno, no? Questo dico, possiamo dare questa notizia, anzi Alessandro, sperando che in autunno possiamo uscire di casa, farà un piccolo tour nei grandi teatri italiani dove ha fatto le lezioni di storia con grande successo per appunto raccontare. Ecco, Dante, noi lo percepiamo come un grande scrittore, poeta italiano, non toscano, non fiorentino, giusto? O anche fiorentino. Allora, la costruzione di questo non può avvenire anche nella direzione del fatto che nei prossimi anni possiamo cominciare a pensare a scrittori italiani o francesi o tedeschi come europei? Ma assolutamente, assolutamente, no, aspetta, no, allora, su Dante fiorentino, poi quando intervisterai Franco Cardini chiedi a lui, perché credo che per i fiorentini lui sia un grande poeta fiorentino, di fatto è chiaro che è un grande poeta italiano, ma perché già alla sua epoca è abbastanza chiaro che c'è un'identità italiana, c'è un paese che si chiama Italia, del resto lui ha contribuito a, come dire, chiarire l'identità di questo paese. È lui che ha capito, per esempio, che è il paese dove si dice sì, mentre gli altri dicono oui, e altri ancora dicono ok. Quindi Dante ha contribuito a svelare un'identità che di fatto però già esisteva. A chiarire che quando vai da Firenze a Milano, anche se trovi gente diversa che parla in modo diverso, però sei sempre dentro uno stesso spazio, mentre invece quando passi le Alpi sei in uno spazio più nettamente diverso. Ora, il problema di scrittore europeo, scrittore italiano, è questo. Dante è un grande scrittore non fiorentino ma italiano, perché in realtà, con rare eccezioni di grandissimi scrittori come Carlo Porta o come Giuseppe Gioacchino Belli o così via, in Italia esiste un'unica lingua letteraria. È il fiorentino che poi è diventato l'italiano. E a quel punto uno scrittore italiano è uno che scrive in italiano, può essere veneto, può essere siciliano, può essere piemontese, ma in generale uno scrittore italiano scrive in italiano. Dopodiché questo scrittore è anche europeo, certo, ma non scrive in europeo, non esiste l'europeo. Esistono l'italiano, il francese, il tedesco, l'inglese, lo spagnolo, il catalano, il polacco, il romeno. L'europeo non esiste, è uno scrittore legato alla sua lingua in un modo irriducibile. Le traduzioni sono una grande cosa, meno male che ci sono, se no noi non potremmo leggere i romanzi dei turchi o dei russi, ma però comunque gli scrittori appartengono alla loro lingua. Il fatto che non esiste una lingua comune europea è una cosa che non va assolutamente sottovalutata. Fa saltare, per esempio, qualunque parallelo con gli Stati Uniti d'America. K Sud dice Esperanto.
Il problema è che le lingue artificiali non sono mai riuscite, piacciono moltissimo a qualche appassionato e lasciano indifferente la stragrande maggioranza della gente. Quindi quello è un problema in realtà che non va affrontato, secondo me, dicendo procediamo rapidamente a ridurre l'importanza delle lingue nazionali e obbligare tutti a parlare inglese. Questo non riuscirà mai, e anzi farà saltare qualunque adesione di massa al progetto. È il progetto che deve ritagliarsi sulla realtà. Non bisogna essere arroganti e credere che la realtà si possa rimodellare come si vuole. E la realtà dell'Europa è la realtà di paesi con identità fortissime e con lingue diverse. Quindi un progetto di unificarli deve essere un progetto che capisca quali cose si possono unificare. Alcune sono evidenti, siamo tutti contenti di andare a Stoccolma senza avere il passaporto in tasca, nel senso dover chiedere il visto. Quella è evidente che è una cosa che piace a tutti. Forse ci piacerebbe a tutti anche un sistema fiscale comune, in modo da Sì. evitare che poi in Irlanda appunto vadano a pagare le tasse lì i grandi Magari trust. anche un welfare comune, un sussidio di disoccupazione per i giovani, per esempio, E magari sì, no? tante Come cose c'è si nel nord potrebbero Europa, fare. Oppure una certo. difesa comune. O un ministro degli esteri comune che rappresenti l'enorme forza che ha l'Europa, che sarebbe la seconda, forse anche la prima potenza mondiale, se fosse davvero unita, ma unita quando bisogna decidere cosa fare in Libia. Però Certo. poi non si può pretendere di dire insegniamo le stesse cose in tutte le scuole d'Europa, perché ogni paese ha delle sue tradizioni diverse e delle cose che ti interessano in modo diverso. Dunque, Sandro, credo che i nostri, quelli che ci ascoltano andrebbero avanti ancora per molto, perché i commenti sono entusiasti, dicono una diretta con Barbero ogni giorno, ma Io credo vorrei che... buttare la pasta invece per ricollegarsi al discorso fatto O il all'inizio. pollo, o il pollo, la Oggi pasta o non il l'ho fatto pollo. il pollo, però un po' di pesto l'ho fatto e quindi a questo punto vorrei buttare due o tre Fantastico. nette. Io l'unica cosa che so fare è la maionese, invece, e devo dire che la maionese è una meravigliosa metafora, però, di quasi tutto, particolarmente l'immigrazione. Cioè, si può versare dosi crescenti di olio purché ci sia capitale sociale, cioè purché il tuo orlo sia ben amalgamato prima. Certo, e poi è l'unico piatto che può Certo. impazzire e questo lo rende Eh certo, molto e se no umano, impazzisce. evidentemente. Se no impazzisce. Il consiglio di lettura forse ce l'hai già dato, in realtà ci hai citato il libro di Piketty, Sì, aggiungo bisogna perché... leggerlo Piketty, assolutamente. È un po' ridondante, è un po' prolisso, poteva tagliare tante cosette, ma bisogna leggerlo, assolutamente. Aggiungo perché qui siamo in una casa editrice che è il libro di Bompiani, se non sbaglio, che è stato un editore molto lungimirante perché ha pubblicato già il precedente. Era un librone di 1.000 pagine, pochi immaginavano che avrebbe avuto il successo che ha avuto. Comunque, no, volevo ringraziarti moltissimo. La nostra conversazione spero si ripeterà, non necessariamente perché allungheranno il periodo di Ecco, clausura, ma quasi. perché magari troveremo delle forme in cui questa nuova abitudine della casa editrice, perché non l'avevamo mai fatto, si possa ripetere. Vi volevo dire appunto di partecipare a questo sondaggio se siamo in guerra o meno, se Macron ha fatto bene a dire siamo in guerra, e vi volevo dare appuntamento di nuovo per domani alle 12 con Marta Fana, che è un'economista molto battagliera, molto competente sui temi del lavoro, che si è battuta a favore, diciamo, dei lavoratori giovani, soprattutto dei precari, perché si potessero dare dei diritti sociali, civili, insomma, a una fascia molto esposta, che con la crisi in questo momento è la più esposta, perché con quello che sta succedendo sono quelli che avranno una conseguenza immediata sul loro tenore di vita, e quindi mi sembra anche molto importante parlarne con lei per partire dal suo libro che sia Basta salari di fame, ma arrivare all'oggi. Quindi domani Casa La Terza riapre alle 12. Ringrazio ancora moltissimo Alessandro, spero No, che grazie, grazie a te e a presto. tutti quelli che ci hanno seguiti. Bene, a presto, grazie a te, a presto, Arrivederci, Alessandro. arrivederci.